Il nuovo codice degli appalti è voluto dal governo. Il decreto legislativo 36 del 31 marzo del 2023 si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la materia degli affidamenti pubblici. Oggi a Pescara, presente al 10º congresso organizzato dall'UNITEL, l'Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Ma, Moretti. il governo chiaramente pone l'attenzione e l'accento su queste iniziative che potranno non solo liberalizzare, ma rendere anche molto più semplice il lavoro dei dipendenti pubblici e dall'altra parte il rapporto con i privati. Una grande occasione da raccogliere, quindi devo ringraziare tutti coloro i quali si stanno impegnando anche per divulgare una grande iniziativa che permetterà all'Italia di ricrescere e rinascere, mettendo il piede sull'acceleratore, basandosi su due parole chiave. Innanzitutto, l'obiettivo, e l'obiettivo è chiaramente quello di produrre delle infrastrutture e non solo dei grandi progetti che siano messi a disposizione della cittadinanza, e dall'altra parte la fiducia. La fiducia, per esempio, nei tecnici comunali, negli amministratori comunali, in tutti quelli che sono i protagonisti della Nuova Italia. Una missione possibile, il titolo dell'evento solleva qualche dubbio. In pratica si chiede ai soggetti pubblici di ragionare con la logica del risultato del mercato privato. E nello stesso codice c'è anche l'articolo che disciplina la finanza di progetto, pratica, partenariati che prevedono il finanziamento da parte del privato. Sì, questo era un istituto che era presente anche nei precedenti codici, che è stato già in parte utilizzato. È una forma verso la quale le pubbliche amministrazioni dovranno ricorrere con più certezza, perché è una forma che permette appunto agli enti pubblici di realizzare obiettivi senza pesare sulla finanza pubblica.